chiediamo il dono dello Spirito Santo, i sette doni dello Spirito Santo: sapienza, intelletto, scienza, consiglio, fortezza, pietà e timor di Dio. Sono sette doni che indicano la perfezione, la completezza. Sono doni che aiutano la nostra vita spirituale a perfezionarsi, a camminare verso la santità, un percorso di crescita e di maturazione. E voglio parlare del dono del consiglio. È molto facile, è semplice, non dobbiamo rimanere ad un livello teorico. Il consiglio è il dono che ci aiuta alla scelta e alla libertà. Chiedere consiglio al Signore, chiedere consiglio anche a persone sagge, a persone che spiritualmente hanno un rapporto e una relazione, una comunione profonda con Dio, ma chiedere consiglio allo Spirito Santo, invocarlo nella semplicità, nella ordinarietà, e dove teniamo presente che ciò che si potrebbe opporre alla vita spirituale è una mancanza di profondità, la superficialità. E pensate, quando non si sceglie, quando si è indecisi, quando si è lenti nel prendere una posizione, chiedere al Signore il dono del consiglio. Lo Spirito Santo rende capace di fare la scelta giusta, la scelta in comunione con Dio. Entrare nei pensieri, nei sentimenti e nelle intenzioni di Dio. Il salmista nei salmi c'è la preghiera dell'orante: mostrami, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Ed è Dio stesso che illumina il cuore, la mente, la volontà, l'intelligenza, la libertà per assumere il modo giusto di comportarsi e la via da seguire. E Gesù rimane il modello. Il dono del consiglio è il dono che aiuta a perfezionare la virtù della prudenza. Io dicevo nelle tappe precedenti che i doni, i sette doni dello Spirito Santo, sono collegati non solo alle virtù teologali ma anche alle virtù cardinali. Pensate, quando dobbiamo prendere una decisione nella nostra vita, le decisioni devono essere radicali, cioè recidere, tagliare. E questo significa essere decisi, perseveranti, forti e con l'aiuto dello Spirito Santo. Sono quelle scelte in conformità e in obbedienza alla parola di Dio, fare la sua volontà. E come questo è possibile? Quando c'è una vita di preghiera, di silenzio, di raccoglimento interiore, una vita di grazia. Questo aiuta contro, io dicevo, la lentezza nel prendere decisioni, alla durezza, contro la durezza di mente, alla durezza di cuore. E noi a volte ci possiamo trovare in situazioni difficili, di pericolo, situazioni complicate. E allora qui chi ci può dare un consiglio? Una persona saggia, di esempio, un testimone, che può essere una persona, un padre spirituale, un prete, un catechista, una persona di preghiera, ma anche rivolgersi al Signore per offrirci i suggerimenti giusti. Ed è bello quando nella nostra vita siamo accompagnati da persone sagge, dove in situazioni limite noi possiamo o rischiamo di cadere nella tristezza, nell'accidia. Il consiglio anche aiuta la persona umile. Pensate, chi si sente nella superbia, io basta a me stesso, sono autoreferenziale, individualista. Diceva San Pietro che Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. E gli effetti del dono del consiglio è quello di prepararci a decidere per il bello, il buono e il vero. E attenzione, quando tante volte si fa passare il male per il bene, camuffandolo, cercando di giustificare. Il dono del consiglio aiuta a fare la scelta giusta.
quando c'è riflessione, c'è preghiera, c'è meditazione, e allora si sanno giudicare queste situazioni limite, questi casi particolari, queste situazioni difficili. E chiediamo al Signore, invochiamo lo Spirito Santo perché sappia consigliarci dove mettere i piedi, dove mettere il nostro sguardo e dove affidare il nostro cuore.